Chi la chiama social media holidays, ma anche marketing calendar, oggi, grazie al post su LinkedIn di Maria, che trovate anche il link in descrizione, ho capito una cosa molto molto importante, o comunque mi ha ispirato per un video, ovvero questo video. Infatti voglio parlarvi proprio di questa cosa molto molto importante. Mi riferisco a voi, persone che vogliono iniziare a guadagnare con la propria passione, in particolare con lo sviluppo di videogiochi, e che quindi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. In questo video voglio dare importanza ad una cosa piccola, ma tanto tanto importante. Se noi ad esempio realizziamo un videogioco sul Play Store e App Store, vi ho fatto vedere in un precedente video che bisogna modificare il nostro videogioco esteticamente e non, soprattutto durante le vacanze. E volete sapere perché? Perché bisogna cambiare il nostro videogioco e che quindi dobbiamo far sentire ai nostri utenti che il nostro videogioco cambia anche a seconda delle feste. Ma ci avete mai pensato che anche la stessa festa in alcuni paesi potrebbe essere in un giorno differente? O che magari ci sono delle feste in più che altri paesi hanno e che il nostro non hanno? Quando ad esempio pubblichiamo un videogioco sull'App Store e sul Play Store, dobbiamo attentamente analizzare i dati. Se ad esempio più del 50%, del 60% dei nostri utenti, che noi pensavamo fossero la maggior parte italiani, invece sono esteri, in particolare un luogo X, ad esempio la Finlandia, quello che dobbiamo fare è vedere anche quali sono le feste che ci sono proprio lì in quel paese. Sapete perché? Perché ci possono servire per fare attività di marketing che non potremmo fare altrimenti. Questo cosa vuol dire? Che magari quando ad esempio in Inghilterra o in Finlandia c'è una festa in particolare e il nostro gioco viene giocato tantissimo da quel paese in particolare, cosa facciamo? Sfruttiamo proprio quei giorni di festa per fare attività di marketing, sconti all'interno del nostro videogioco, magari anche cambiare le grafiche proprio in quei giorni di festa. È una cosa molto molto importante. Stamattina proprio riflettevo su questa cosa, dopo aver letto quel posto su LinkedIn, ho detto cacchio, non ci avevo mai effettivamente pensato. Ma prendiamo anche in esame un altro mercato, ovvero immaginiamo che noi stiamo realizzando un videogioco semplicemente per la nostra città o anche per la nostra terra. La Sicilia, prendiamo un paese, una regione in particolare. Quindi quello che possiamo fare è creare, ad esempio, delle attività di marketing dove praticamente solo nelle feste locali, nelle feste in Sicilia, il gioco cambia. Questo è molto importante sia per l'utente che si trova delle modifiche all'interno del gioco inerenti al suo ambiente, inerenti appunto a dove vive e non solo. E questo può servire per il nostro videogioco. Quello che dico sempre, ragazzi, io mi reputo molto fortunato, ma più che fortunato credo che sia stato anche voluto il fatto che oggi riesco a lavorare con la mia passione. Ovvero con lo sviluppo di videogiochi. E quello che dico sempre: volete iniziare anche voi a lavorare con la vostra passione? Dobbiamo analizzare anche queste piccole ma grandi cose. Immaginiamo appunto di pubblicare un gioco sul Play Store e App Store e vogliamo fare delle attività di marketing finalizzate in un mercato in particolare. Bisogna fare molta attenzione a questa cosa. Molti, ad esempio, che hanno un e-commerce, quindi un negozio online, sfruttano molto il periodo degli sconti come il Black Friday o il Cyber Monday. Questi perché sono i 2 giorni dove l'utente spende più soldi per comprare online. E possiamo sfruttare questa stessa identica cosa per il nostro videogioco è pubblicato sul Play Store o App Store o entrambi, e quindi proprio per il Black Friday fare un annuncio particolare. Ma dobbiamo stare molto attenti che magari il Black Friday finisce in Italia in un giorno, mentre in altri paesi c'è l'usanza che continua o no. Magari in alcuni paesi il Black Friday è più solido rispetto al nostro e quindi magari possiamo sfruttarlo ancora meglio. Dobbiamo analizzare i dati dei nostri utenti, dove vivono, perché ci possono servire tantissimo per le attività che noi facciamo. Vi consiglio assolutamente di tenere in considerazione questa piccola ma grande cosa, perché secondo me è molto molto importante, specialmente per quanto riguarda il fatto che ci sono dei giorni di festività che magari non sono proprio nello stesso giorno, quindi molto molto importante. State attenti perché molte volte diamo per scontato che il nostro utente è italiano o di una città in particolare, invece non è assolutamente così, quindi analizzate bene questi dati. Pensate anche invece a feste in più. Immaginiamo che ad esempio il nostro gioco è in tutto il mondo, quindi abbiamo utenti sia cinesi, giapponesi, coreani, italiani, francesi e così via. Posso effettivamente fare un elenco infinito. E magari in Francia c'è una festa particolare molto importante. Possiamo sfruttare questa cosa per aggiornare il gioco solo in Francia. E magari cosa fare? Fare delle attività di marketing proprio localizzate lì. Molto importante, quindi tenete in considerazione questa cosa. Ragazzi, io vi ricordo che in descrizione trovate il link per imparare a creare videogiochi con Construct 3, dove più di 11.000 persone hanno iniziato a creare videogiochi proprio grazie a queste lezioni. Mi raccomando, trovate anche il gruppo Facebook, che siamo quasi a 2000, e il canale Discord, che lì siamo un po' meno, però è possibile trovare delle persone che possono darvi una mano. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link Instagram per scrivermi, seguirmi, per vedere le storie e tutte queste cose qui. Ma cosa più importante, volete rimanere aggiornati? Bene, cliccate il bottone iscriviti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, perché è molto molto importante. Ci rivediamo come ogni giorno con un nuovo video, e allora direi di vederci domani. Ciao!